Catherine and the Waves, Walking on Sunshine, e ci piacerebbe avere un sunshine, ma qui di sun non se ne vede se non il nostro sole del giovedì. Tamara Malleo, buongiorno Tamara. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e di Good Morning Milano. Allora... ben ritrovata, bentornata, come stai Tamara, stai bene? Sto bene, sto illuminaci bene, la giornata. Ma magari. Allora, il teatro illumina sempre le nostre giornate, anche e anche tu, diciamo. di pioggia. E in questo caso ho scelto tre spettacoli che in qualche modo diciamo così, raccontano al solito le nostre crepe in forma molto diversa tra loro e su teatri molto diversi. Allora, iniziamo dal Teatro Fontana. Il Teatro Fontana si trova in via Boltraffio, zona Isola. Sì. La metropolitana più vicina è fermata Zara, metropolitana gialla. Ho scoperto che si chiama Fontana proprio quella zona, non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto da poco. Ah, non lo sapevo, appunto il Teatro Fontana che si riflette su questa cosa. Non lo sapevo. Si raggiunge anche con la 91 e la 92, quindi sì, insomma è abbastanza raggiungibile anche con i mezzi. E comunque ha anche un parcheggio, quindi si può raggiungere in ogni modo. Sì. C'è anche una buonissima pizzeria davanti che fa una pizza al trancio pazzesca, scusate, così esatto, volevo dirlo. È vero, è vero. Ha bisogno di dire anche queste cose, che comunque invoglia. Allora, arriva al Teatro Fontana uno spettacolo che ho visto qualche tempo fa, che si chiama L'ultimo animale, di una autrice, regista giovane, ma... che secondo me insomma si farà sentire, che è Caterina Filograno, ed è uno spettacolo che racconta una storia molto un po' surreale, ma che ci riporta invece la crudeltà in qualche modo del mondo contemporaneo, perché si parla di due coinquiline che appunto condividono questa casa, e nella stanza di una delle due c'è un buco che dovrebbe essere chiuso, ma che in realtà per una serie di motivi non viene chiuso, e da questo buco spuntano due procioni, e di cui una di queste due ragazze si prende cura, e gli animali, appunto questi due animali, vengono nutriti, vengono accuditi, e rappresentano in qualche modo, cioè e la ragazza che si prende cura di questi due procioni rappresenta il loro collegamento con il mondo esterno. Lei, questa ragazza, racconta a questi due procioni che la vita cambierà, che ci sarà un futuro migliore, che insomma gli fa delle promesse a questi due procioni, ma queste promesse non si concretizzano mai, in qualche modo riflettendo quello che accade nel mondo, no? Ci si propone, ci chiedono, ci domandano, no? Cosa vogliamo fare e cosa si potrebbe fare, quindi le mille prospettive del mondo, ma poi concretamente a volte è molto difficile attuare queste promesse. E quindi a un certo punto cosa succede? All'interno di questo meccanismo, quindi le due coinquiline che vivono in un equilibrio complesso, ma insomma che condividono uno spazio, questi due procioni, arriva un ragazzo che si, diciamo, si frappone tra questo connubio, questo rapporto fra le due ragazze, e tutto salta. Perché cosa succede? Che questo ragazzo si inserisce all'interno del meccanismo del rapporto a due delle due ragazze, e quindi tutto quello che era stabilito in qualche modo salta. Cosa succede ai due procioni? Che arriva una bruca. Quindi anche nel mondo animale, diciamo così, salta tutto. E saltando ogni equilibrio succederà una cosa che porterà all'esasperazione totale, e l'esasperazione totale, ci racconta Caterina, porta alla violenza e quindi ad un'esasperazione assoluta e a un ribaltamento dei fronti, però tramite la violenza, quindi anche l'istinto animale che c'è nel titolo. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere, e chiaramente è un racconto surreale, ma che ci porta al reale in maniera molto forte, molto ci porta a riflettere in maniera assoluta in qualche modo. Al Teatro Fontana questo. Al Teatro Fontana, quindi, scusate, al Teatro Fontana saranno in scena, non vi ho detto quando, il 28 e il 29 di maggio. Ok. Allora, invece... devo dire che in questo momento, quindi fino a domenica, sì, al Teatro Elfo Puccini, quindi ci troviamo in Corso Buenos Aires, fermata metropolitana Lima o Porta Venezia, metropolitana rossa,
c'è Tindaro Granata, che è in scena con Vorrei una voce. Tindaro Granata è conosciutissimo nel mondo teatrale per dei percorsi all'interno di temi molto difficili, molto complessi, legati alla violenza, legati a situazioni molto, molto difficili che ci appartengono in qualche modo. E lui queste storie così complesse, così profonde, le porta in superficie attraverso dei percorsi sempre molto delicati. Ha parlato di appunto di violenza fisica, ma ha parlato anche di adozioni legate al mondo LGBT. Insomma, ha fatto tutto un percorso. In questo caso, Vorrei una voce è uno spettacolo che lui ha realizzato attraverso con le detenute di un carcere di Messina e li ha portate a condividere un percorso di recupero della propria femminilità, del proprio essere donna all'interno del carcere, attraverso le canzoni di Mina. E quindi le canzoni di Mina erano in qualche modo il mezzo attraverso cui queste donne potevano esprimere quello che avevano perso in un percorso che le ha portate appunto all'interno del carcere. Una volta creato, diciamo così, questo percorso con queste detenute, lui poi ha sviluppato uno spettacolo senza le detenute, da solo, lui, Tindaro Granata, in scena da solo, e però riporta con sé le storie di queste donne, e quindi queste donne si vengono in qualche modo rappresentate da Tindaro e dalle canzoni di Mina, che chiaramente viene riproposto l'ultimo concerto di Mina dal vivo nel 1978, quindi la voce è quella di Mina, okay. Si sentono le canzoni di Mina cantate da Mina in playback da Tindaro, ma questo è proprio lo strumento principale, cioè Mina, che in qualche modo è strumento di espressione di queste donne che cercano la propria, diciamo, la propria recuperata femminilità e il proprio essere ancora donne all'interno di un carcere dopo un percorso compiuto all'interno di un carcere che è sempre uno spazio e un luogo molto particolare e chiaramente all'interno di un contesto molto particolare, perché anche il percorso che li ha portate in quel luogo è chiaramente molto difficile da comprendere dall'esterno. Da decifrare, sì. E quindi anche il percorso fatto è molto complesso. Quindi Teatro Elfo Puccini fino a domenica 26, okay. Con Vorrei una voce. Ultimo spettacolo, in questo dove caso... Andiamo? Dove andiamo adesso? Vi porto un po' fuori, diciamo, al limite di Milano, perché andiamo al teatro Pim Off, che si trova in Via Selvatico e diciamo che con i mezzi è un pochino... Dov'è più questa? Questa non lo so neanche io, dov'è? Allora, si trova praticamente Metropolitana Verde, fermata a Via Tegrasso, e poi dovete prendere la linea 3, il tram 3, okay. Fino... alla fermata appunto corrispondente al Pim Off. Diciamo che non è così agevolissimo da raggiungere, ma in macchina si può... Per una volta si può usare anche la macchina, dai, diciamo, per una volta possiamo anche... E quindi zona sud di Milano, okay. Stiamo parlando di zona Gratosoglio, sì. Abbiategrasso, diciamo così, quella zona là, e il Pim Off da sempre è un teatro che è molto legato al mondo della danza, in questo, cioè, ma anche della prosa, però più, diciamo così, sperimentale in qualche modo, cerca sempre di dare voce a chi spesso non ce l'ha. In questo caso c'è lo spettacolo Frichigno. Allora, Frichigno è un monologo a più voci, ad alta voce, su Foggia, la città abitata, la città abituata a indossare la maglia nera del Sole 24 Ore, Frichigno. È uno spettacolo sui luoghi da dove veniamo, che per raccontare Foggia si affida a due icone degli anni 90, che sono Zeman e Kurt Cobain. E devo dire che è uno spettacolo che, attraverso in qualche modo un linguaggio pop, quindi un linguaggio legato al calcio, alla musica, a tutti elementi, no, che fanno parte della nostra vita e che comunque noi riconosciamo e quindi la cui evocazione è molto, insomma, molto sentita, ci porta in questo mondo, ci porta a parlare della società che è la mafia foggiana. E Frichigno in particolare è la parola che i bambini foggiani usano quando, durante una partita di calcio,
il portiere tocca la palla con le mani fuori dalla propria area. Quindi in qualche modo appunto il linguaggio del calcio, che è un linguaggio in qualche modo universale perché coinvolge e tocca molte persone, ci porta invece a parlare poi di qualcosa che è radicato nel territorio, appunto la mafia foggiana, e che in qualche modo influenza la vita delle persone che in quel territorio appunto ci vivono e devono fare i conti con questa realtà. È una prima regionale, perché per la prima volta è in Lombardia, okay. E la produzione è Piccola Compagnia Impertinente, che appunto arriva dalla Puglia e che cerca di far conoscere le tematiche del proprio territorio, che però non è legato solo al proprio territorio, ma una cultura e una conoscenza, diciamo così, che riguarda tutti noi. Al PIMOF, questo, ok. Che no, ho visto dov'è, in fondo a Missaglia, prima del Vismar. In realtà non è neanche difficile arrivarci, col tram che va a Rozzano, sì, scendi tipo la seconda dopo Abetegrasso, quindi è abbastanza semplice, un attimo, dai. No, beh, dai, se avete Google Maps è facile arrivarci, potete lasciare la macchina a casa anche stavolta, dai. Va bene. Sì, però diciamo che è un po' rispetto, rispetto ai soliti, anzi, beh, però grazie Tamara anche per portarci così appunto ben fuori, farci conoscere le realtà che popolano la nostra città, anche nei posti che magari uno non si aspetta, perché appunto lì dietro Via di Missaglia, tra un concessionario auto e un centro sportivo, in realtà poi c'è appunto una storica realtà come quella del PIMOF. Quindi davvero grazie Tamara, grazie mille per i tuoi consigli, perché insomma questa abitudine deve sempre più entrare dentro di noi. Speriamo che sia così, e poi vi dico che insomma l'estate porterà a Milano una serie di festival, il teatro continua a vivere anche in estate. Allora incominciamo poi, verso magari le prossime settimane facciamo lo speciale estate con noi, no? Sai che mi piace sempre questo gioco di parole, vabbè. No, ma non è mio, è del comune di Milano di qualche anni fa, cioè un volantino che girava. Comunque, grazie mille Tamara. Grazie a voi. Ci sentiamo giovedì prossimo. Buona settimana. Grazie. A te, grazie mille ancora Tamara Malleo. Andiamo avanti con la musica. Adesso è il momento di Sia con Cheap Thrills insieme a Sean Paul.